Ok. Proseguiamo con questo primo gioco della soluzione di Amnesia Collection. Abbiamo appena attraversato la porta per la raffineria. Yes, and there's a good reason for it. But you can light the lamp now if you wish. What's the reason? Darkness, that is. Stay close. Be careful not to stray. What's the reason? Why is it so dark? Pay attention, Dandel. It's important that you keep going straight and make sure not to stray. Sono sinceramente un po' agli sgoccioli perché ho terminato luce, ho terminato cerine per accendere le lampade, quindi la situazione non è assolutamente a mio favore, spero veramente di poter trovare risorse al più presto. Sono con il missile, faccio. Ok, inizia ad esserci anche qualche nemico, qualche essere strano. It's been more than a month since my last entry. After the event inside the underground chamber in Algeria, Professor Herbert insisted I return to England. He said he didn't want to risk forfeiting the entire expedition lest I took a turn for the worse. An excessive decision, in retrospect. But I'm glad it turned out that way. I found my journal this morning in the haphazard collection of things brought home from Africa. Next to it lay the broken stone orb wrapped in cloth. I tried to assemble it, but couldn't. The pieces wouldn't fit together, as if they weren't from the same object. Could I have imagined it all? Was there ever a complete orb? Non ho capito niente. Questo mi riporta nell'atrio principale. Qui
Sì, ragazzi, ho terminato tutto. 25th of June, 1839. I feel the need to continue this journal, even though it was intended for my journey to Africa. This must be something very important. I just know it. I've taken it upon myself to piece the orb back together, but it's been more difficult than one might think. The pieces are behaving strangely. They seem to change color, shape, and texture, but ever so slightly. Yesterday, I took careful measurements and notated any significant markings. Today, I confirmed my suspicions. They were changing. I was terrified and rushed off to see the finest geologist in London, Sir William Smith. I approached the subject with care and we discussed how rocks change form. He told me about the nature of glass, how it eventually collapses on itself, like ice slowly melting over the course of centuries. Smith eased my mind a bit, but I can't escape the feeling that these shards have otherworldly properties. Okay. Ok, andiamo a versare l'ultima goccia di lanterna che mi è rimasta. Qua si sta iniziando a offuscare tutto. Non so per quanto riuscirò ad andare avanti. Me la sono giocata veramente male inizio partita perché ho sprecato un sacco di combustibile per lanterna. Ok, qua c'è un passaggio. Questa è la porta che era bloccata dall'altro lato. Qualcosa sta costruendo la manovella e la carrucola. La botola è troppo pesante per essere sollevata con le mani, ok. La sensibilità del joystick è cambiata e sto veramente facendo fatica a muovermi in queste condizioni. Vedo tutto sfocato e c'è un'inquadratura da vomito. Qualcosa sto ostruendolo ancora.
inceppata. Allora, questa inceppata. Forse quel tronco sta ostruendo la... la manovella. Allora. Sto ricominciando a vedere bene, quindi... Ok, ho aperto la porta. Ok, devo abbassarmi per entrare. Della cantina, quindi questa era la raffineria, l'ho superata. Qua ci sono delle luci, forse penso di aver capito un pochino come funzionamento. Cosa è successo? Sono sparite tutte le luci. Oh, 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 oh. Stai fuori dall'acqua. Questo è un timer. Madonna che ansia. Allora, questo è un timer. Proviamo a saltare qua. Ok. Proviamo a saltare qua. No, 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 no. Ok. Ok, sto anche finendo la luce per la torcia. E questo? Non so se questo test mi possa servire o meno.
io lo lascio andare tanto. Madonna. Allora, curiamoci. Appena cosciente, quindi sono proprio... Una ferita sta sanguinando moltissimo. Ok. Ritaglio delle contusioni e un leggero mal di testa. No, è chiuso. Non ci posso credere. Ok, il teschio mi serviva. Fantastico, devo tornare indietro a prendere il teschio. Tra l'altro ho scoperto che correndo diventa tutto molto più semplice. Questo era una cosa inutile. Ok, non so più cosa pensare. La luce sta finendo, quindi devo veramente muovermi velocemente e trovare una soluzione il più presto possibile. Questo adesso mi attacca. Ah, ok. Ok, ok. Fammi salire. Madonna, ne arriva un altro. Devo saltare là sopra. Sicuramente questa è morte certa, quindi l'unica alternativa è correre e provare a saltare qua. Il problema è che adesso non so più dove bisogna andare. Allora, là in fondo intravedo un'altra grata, quindi sicuramente deve esserci una leva. Deve esserci sicuramente una leva da qualche parte. Non so bene dove possa essere. Ok, la leva è quella lì. Fantastico. Ecco, lo sapevo. Ok, questo è un bel casino perché questo mi ammazza. Ok, moriamo. La carne morta può agire da distrazione. Ok, però comunque il gioco da... Ah, mi fa partire proprio senza luce. Cioè, quella che consumo, anche se muoio, non mi viene... Cioè, proprio senza pietà questo gioco. Ok.
Lanciamola. No, così no. Mica doveva... Ok. Vai là. Allora, questa manovella non si muove. Ah, ok. Ok, ok. Vedi, poi mi faccio ammazzare, anzi, ci facciamoci ammazzare. Ah, praticamente bisogna proprio ruotarlo, ecco per qual era la cosa che... Raccolto ago cavo, fantastico. Non c'è la pompa, un coso, niente, non c'è. Vediamo cosa serve questo ago cavo. Un potente ago chilur. Proviamo a proseguire. È bloccato con una semplice serratura. Usiamo l'avocavo. Io quello che vorrei è... Non, veramente non mi interessa se non c'è una pistola, se non... però vorrei un po' di olio per illuminare un attimo. Sarei già felicissimo così. Ho solamente questo che... Boh, non lo so. Tunnel dell'archivio. Che sinceramente mi dispiace, vorrei tenermelo per una situazione magari più difficile di questa, anche se... Non so se... più difficile, messi peggio di così si possa arrivare. Ok, ancora acqua. Speriamo che queste luci non si spengano come l'altra volta. Cammino corto, blocca il cammino, corri. Vabbè, blocchiamolo così. Andando la porta. Io continuo a correre e a bloccare il cammino.
C'è una musica molto dolce, mi fa molto piacere. Questo cos'è? Una specie di pene con le ali. Allora, parte a giocare con l'acqua. Non so cosa possa servire questa cosa. Ecco, tipo ad esempio il cerino qua è una cazzata. Io ne ho usati un casino prima. Adesso che lo so posso iniziare a entrare nelle meccaniche del gioco e magari fare in modo di avere più risorse nei momenti un pochino più difficili. Ho raccolto l'olio. C'ho 6 cerini e 2 bocce d'olio, che è già qualcosa. Vediamo cosa mi dice, come... no, cosa mi dice... no, niente, non mi dice niente nessuno. Stanza degli ospiti. Magazzino. Ok, qua non mi sta dando nessun tipo di indicazioni su quello che devo fare. Questa porta è aperta. Magari potrebbe essere... You have an ascending room. Would it take us to the inner sanctum? It will definitely take care of the vertical part of our journey. So, you have ridden an elevator before? Yes, the Colosseum at Regent's Park has one. It takes you to the gallery where you can view the panorama. Good. This ride might be a little longer, and in the other direction. Funzionando, immaginavo. Ok, questo qua probabilmente sarà l'obiettivo finale. Sicuramente è inceppata, ok. Sicuramente per esclusione ci sarà adesso un percorso da seguire per andare a sbloccare tutte le porte. Devo dire che questo gioco riesce a metterti veramente in uno stato di ansia e veramente a studio. Entriamo nello studio che magari è una situazione più tranquilla. Ed è veramente fatto veramente bene questa cosa. Nonostante nelle prime partite, nella prima partita specialmente, mi lasciava un pochino spiazzato.
Ok, adesso qua c'è una situazione piuttosto tranquilla, magari mi ricarico leggermente la torcia per illuminare velocemente le zone per vedere se c'è qualcosa. Senza andare a consumarla troppo. Però comunque in questo caso i cerini direi che me li posso tenere per, in modo da gestirmi meglio le situazioni in cui sono un po' più in difficoltà. Ok, adesso va tutto bene. Io praticamente ho buttato via. Chiarissimo, ok. Io praticamente ho buttato via tutte quelle fialette per la salute che avevo raccolto. Perché poi superato quell'area, niente, si è recuperato le energie. Quindi, vabbè, mi girano un po' le scatole, però, insomma, meglio così.
Okay. Quella è una porta che dà nel vuoto. Ah no, forse... No, quella è una finestra. Cavità del cranio umano, fantastico. Ok, allora adesso raccogliamo quella lettera. Questo. Ho finito di leggere, che maledizione. Nota.
Ho scritto una nota, vediamo cosa, anzi, promemoria. Trovo un'altra strada intorno alle macerie dello studio. Ok, trovo un'altra strada intorno alle macerie. Oddio, l'unica strada che mi viene in mente che potrebbe essere qualche passaggio segreto qua dietro. Non mi pare che qua ci sia molto da fare. Forse l'unica soluzione è quella di seguire quella voce per rumore che ho sentito. Anche qua, sinceramente. Allora, trovo un'altra strada intorno alle macerie dello studio. Trovo la porta che apre. Sarà macchina. Oddio. Giochiamoci un cerino. Magari. Anche perché questo studio è la parte, mi pare ci si possano essere altri percorsi, non mi sembra ci siano altri percorsi che, o altre stanze che affiancano questo, quindi tornare indietro non mi sembra una buona idea. Allora, una cosa forse anche piuttosto stupida, però essendoci delle macerie io prendo questa pala che magari. Non mi fa fare niente. In teoria la strada alternativa dovrebbe essere di qua.
Oddio, penso di stare perdendo un sacco di tempo. Io lascerei un attimo in stand-by questa cosa e proverei a esplorare altre vie. Non mi sembra che al momento si possa fare qualcosa in quella stanza. Comunque adesso esplorando le vie alternative sicuramente si riesce poi a capire se la soluzione veramente è lì o è da un'altra parte. Questa è la stanza degli ospiti. Magari potrebbe portarmi a affiancarsi magari alle macerie, cioè un percorso alternativo per arrivare alle macerie. Adesso provo giusto a entrare velocemente nel magazzino, era giusto solamente per capire quali porte effettivamente sono chiuse e quali sono aperte. Qua è buio e triste, torniamo indietro. Vediamo se la sala degli ospiti è aperta, ok. Penso che potrebbe essere un percorso alternativo questo per raggiungere, superare, trovare un modo per superare. Ok, il diario, dobbiamo cercare un diario.